Lui ha avuto molte collaborazioni in America, ha collaborato con J-Ax. Noi ci No, vediamo. scusa, chiedo scusa. C'è stato un piccolo errore, il fatto che io non ho mai collaborato con J-Ax. Ci siamo sentiti spesso per tele. Io l'ho chiamato, lui non mi ha mai risposto, ma evidentemente era occupato, Ma insomma, quindi c'è da correggere l'intro. no, è perché Sdrumo, tu non sei l'ospite di stasera. Perché no? Perché noi ti abbiamo dato già 5 possibilità, Ma cioè, cosa vuol dire? È una questione anche emotiva. è che ogni volta provi a reparare, non pigli una rima a Ma uno pagarla. non ci. Perché Sbagli una volta, due, No, tre, quattro, ma cinque. questa sera la becco. Perché? Perché ho Saturno in settima casa ed è anche cuspide. Fai partire la base, va, No, ascolta. ma non dovete far partire la base. Lascia che parto me, fammi cantare contro te, non mi fermo. Sai che ho la musica sulla. Sai, vai, oh yo. Senti come vola la mia voce, ogni volta. Allora, due, tre, sai, vai. Senti come vola la mia voce, io, me, non hai. Ogni volta. Sento, tutte quella parte mi ferma la base, abbi pazienza, Strumo, però ti abbiamo dato anche quest'ultima possibilità, non ce l'hai fatta, perché adesso invece stasera il nostro ospite è con noi, un grande ospite, gradito ospite, è con noi Space One! Buonasera, ciao a tutti, oh bello ciao, Space, ciao. grazie davvero di essere stato con noi, No, grazie che devi andare e allora stai cazzo, allora stai. Grazie, ciao. Space, grazie, è veramente un piacere averti qua, Piacere mio. allora sappiamo appunto, diciamo, possiamo dire che tu hai portato il rap in Italia. Sì, beh, io ho iniziato prima di molti, ho iniziato nell'85, nasco come rapper nell'85, però disturba. No, abbi pazienza, scusa. No, non puoi fischiare. Come, scusa? Eh no, stai fischiando, dai fastidio. Perché non posso fischiare? Eh no, Lui parla e io non posso lui fischiare. parla perché risponde alle domande, è l'ospite. Lo fai, dici tutto tuo qua, decidi tu? Non è che è tutto mio. Ah, perché io non posso fischiare? L'aria è tua? No, io sto così, posso. Così faccio, non ti sto toccando. Così? Non ti tocco. Posso farlo se voglio, Stai facendo veramente una figura triste, eh? Stai lì, stai buono se vuoi, c'è da imparare qua. Allora, Dicevamo? sì, grande collaborazione con J-Ax, te hai anche un canale TV Sì, dove parli con i più grandi, no? io I più grandi, a me non ha mai chiamato, che cazzo ti fai più grandi? conduco un programma dove intervisto i più grandi rappers italiani Non mi ha mai chiamato. e con J-Ax abbiamo poi, ho fondato la Spaghetti Funk con Spaghetti Funk, con J-Ax. Ha chiesto anche a me di fondarli, ma avevo giudo quella sera, non l'ho fatto, se no fondavo anch'io, ma E potevo. niente, poi sai che io viaggio molto, vado spesso negli Avanti e Stati indietro. Uniti. Però esattamente tu Restaci negli Stati Uniti. cosa fai esattamente in serata con J-Ax? Allora, sul palco con J-Ax, io oltre a chiudere tutte le frasi, fare i ritornelli, faccio un po' l'hype man, Ehi, quello hai che. detto che altri, ma se fai L'hype man, cioè nel senso di. L'hype man praticamente è quello che tira in mezzo il pubblico, quello che fa ballare, saltare, urlare, Ho gridare, capito. tutto il Beh, pubblico. vuoi farmi un esempio? Allora, chi è che fa l'esempio? No, Chi dei due fa il. lui lo. Sdrumo, tu devi fartene una ragione. La vita è fatta a scale. C'è chi le scende e. E c'è chi. C'è il. Se la. C'è il. La, c'è la. Ma pensa il proverbio! Va bene, Facciamo una piccola prova, un esempio col pubblico. Allora, Vai, fai un esempio, parto. vai. Quando dico Zelig, rispondete uno, Zelig, Uno! Zelig, Uno! dite Davide, dite Davide, Davide! Dite Strumo, yeah! È il caso? Scusa. Beh, no, Ma c'è dicevamo, problema. però, oltre a queste cose, tu però hai un grande progetto, una grande novità, una Sì. sperimentazione. Stai per portare una cosa che mai si è ascoltata, mai sentita a livello internazionale. Esatto, no? Io poi che ti dicevo, viaggio spesso, in America sono sempre all'avanguardia Sì. con la musica. E quindi collaborando con degli americani voglio portare una cosa innovativa che ancora nessuno in Italia o in Europa Molto bene, ho ancora io sarei per farcela sentito. Sì, sentire. però vorrei avvisare Sì. Space, come ti chiami?
Spaceman. Sì? Vorrei avvisare che è un pubblico difficilissimo, come hai sentito. Tirarlo su è davvero complicato, quindi bisogna essere davvero molto molto bravi. Lo dico per te, non è per, cioè per me, io un okay. attimo, è per te che è difficile. Sì, però lasci fare un attimo a me, va bene, si scalza un attimo. Signori, per voi, Space One! Dai, ci alziamo tutti in piedi, facciamo partire la base. Su le mani a tempo, su, su. Dite oh, oh. Dite oh, oh. Oh, oh. Dite Space One. Space One. Ok, adesso la roba innovativa, Senti come vola la mia voce. Tu vieni a far freestyle, sì, ma sei precoce, accompagnata Elisabetta e la Follesa. Ti metto quattro rive stasera, fai la spesa. E qui, e qui, e qui, e qui si gemma. Vai, tocca a te, vai, vai. Yo, senti come vola la mia voce. Visto? Cioè, mi dispiace, ci sei rimasto male tu. Però è così, d'altra parte, come si dice, uomo avvisato L'uomo, cazzo, i proverbi! Ringraziamo Space One! Grazie a tutti, buonasera! Evviva, evviva Zelig! Evviva e facciamo Zelig. Un applauso al nostro Strumo! Alessandro Betti! Ocho, eh?